ciao amore, come ti chiami? Francesco, Vincenzo, Vincenzo, un nome bellissimo. Ciao bambini! Eccoci qua, allora buonasera di nuovo qui dalla nostra postazione Green, il centro commerciale di Arese. Sono in compagnia di due persone straordinarie. Uno già l'avete conosciuto, Giuseppe Manno di Apicoltura Urbana, il nostro amico apicoltore. E qui alla mia destra c'è un'altra mia amica, Laura De Stratis. La vogliamo accogliere con un urlo forte al mio tre? Uno, due, tre. Ok, ancora un po' timidi. Laura di mestiere fa la libraia. Sapete che cosa vuol dire, bambini? Vuol dire che Laura vende i libri. Vende i libri di storie e oggi è venuta qui per raccontarci una storia. Infatti qui con lei ha un libro. Vi va di ascoltare una storia sulle api? Sì? Ok, allora possiamo partire. Io lascio la parola a Laura e poi ogni tanto mi dite se vi piace. Ciao amore, come ti chiami? Alison, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno, buonasera. Ciao amore, tu come ti chiami? Benedetta, ti piacciono le api? Allora, adesso ascoltiamo una bella storia. Lei è Laura e di mestiere fa la libraia. Ciao a tutti, mi sentite bene? Allora, comincerei raccontandovi che cos'è la biodiversità. La biodiversità è l'insieme della vita sulla Terra. Il suo nome unisce due parole, diversità e biologica. Rappresenta un mix di ambienti naturali, specie e individui. È antica quanto la vita sulla Terra, ma l'uso del termine è piuttosto recente. È fonte di immensi benefici e di beni insostituibili per gli esseri umani. Rappresenta un tesoro inestimabile. Dipende dalle nostre attività, è super sfruttata e adesso è un po' in pericolo. È al centro delle nostre preoccupazioni per il futuro. Avete capito, bambini, cos'è la biodiversità? È vero? È importante essere tutti diversi? Eh sì, e tutti protetti? Sì, e anche sulla Terra ci sono tante cose diverse. Noi oggi abbiamo le api, poi ci sono tanti altri animali, ci sono tante piante e tutte devono essere protette per il bene del pianeta, è vero? Ok, adesso Laura ci insegna un'altra cosa importante.